nella puntata precedente. Che figo. You made a movie. Eccolo, super quotato, si è nascosto qua. Questo da Second Life costava 250 euro. E qua invece? 800 yen. Eccolo il Gundam. Osaka è un posto bellissimo. Dopo aver visitato Tokyo in lungo e in largo, con la volontà di tornarci alla fine del nostro giro, siamo partiti per Osaka carichissimi di scoprire cosa potesse nascondere un luogo mai troppo citato come quello. Se infatti a Tokyo almeno io c'ero già stato, a Osaka nessuno di noi aveva mai messo piede e abbiamo sfruttato l'idea di farci una giornata agli Universal Studios, che stanno proprio lì, per dare un occhio a quest'altra grande metropoli giapponese. E vi dico già, il Nintendo World è stato uno dei miei momenti top di tutto questo viaggio. Mi faccio quindi un'oretta di aereo lavorando sul portatile nella situazione meno comoda del mondo e atterriamo all'aeroporto di Itami, situato a circa 15 km dalla città. Andati adesso a Osaka. E come sempre mi stupisco di una cosa. Questo aeroporto è bellissimo, quello che c'è nessuno. Al contrario di Malpensa, che fa cagare ed è sempre pieno. Comunque, ci facciamo un'altra oretta scarsa di autobus e arriviamo finalmente nel punto centrale della città. Anche se Dessa non sembra aver capito benissimo dove siamo. Lo sai che mi sembra ancora più bello? Kyoto? No, non è Kyoto qua. Sì, forse è Kyoto. La Osaka è enorme. Senza parole. Ma vedi, come fosse grossa, pensavo fosse Kyoto. Poi da lì pigliavi il mezzo e andavi ad Osaka, che era quello. No, invece siamo ad Osaka, prenderemo il mezzo e andremo a Kyoto. Esatto, perché a livello logistico, se si vogliono esplorare sia Kyoto che Osaka partendo da Tokyo, è meglio fare così. Ma Kyoto ce la teniamo per la prossima puntata. In ogni caso, prendiamo al volo la metro e scendiamo vicino all'appartamento che abbiamo prenotato su Airbnb. Tra parentesi, molto più conveniente degli hotel. E mentre continuiamo a camminare, mi convinco di una cosa. Osaka mi è infatti sembrata una sorta di Napoli giapponese. Decisamente meno pulita, precisina e moderna di Tokyo, ma propria di un fascino unico che non ho più visto da nessun'altra parte. Arriviamo quindi a casa, ma... Sembra ancora più lindo, vedo se facciamo il diretto. E andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Ma dato che sono ormai le tre... Sai che forse sono chiusi a quest'ora i posti dove mangiare. A Osaka, infatti, così come in tutto il Giappone, si mangia molto presto sia a pranzo che a cena, tanto che dopo le 2:30 di pomeriggio e dopo le 10 di sera è davvero molto difficile trovare un ristorante tradizionale aperto. Baracchini sì, ma ristoranti no. Fortunatamente, però, dopo una breve camminata, troviamo un posticino che sembra molto caratteristico. Ti piace, amore, fino adesso? Mi sembra un po' più piena di cose storiche, cioè di più tradizionale, più tradizionale. Esatto, io tipo quando immagino il Giappone mi immagino queste robe piene di... Invece Tokyo è super pulita, non dico sporco, però è una non città ci sono super tante pulita, cose, super esatto. Commerciale. Qui invece, vi dico la verità, di turisti rispetto a quelli che avevamo visto a Tokyo ne abbiamo trovati pochissimi. Beh, però c'è anche inglese, quindi non è un posto così marcio. Cosa prendi? Qualcosa di carne. Comunque la coca giapponese è diversa, cioè non è Coca-Cola, è buona. Nice. Oh, ve lo giuro, c'ha un sapore diverso. Comunque, se arriva a quel tavolino, non so, sarà la luce, i suoni, le persone, ma è riuscito davvero a restituirmi una contentezza generale davvero inaspettata. Guarda che bel polletto, quello cos'è? Questo è, non mi ricordo il nome, però è tipo la pizza di Osaka. Quello che ha preso mia sorella è l'okonomiyaki, ovvero un piatto tipico giapponese che qui trovate davvero ovunque. È una sorta di frittella salata fatta con una pastella a base di farina, acqua, uova e cavolo, alla quale vengono aggiunti vari ingredienti in base ai propri gusti. Sembra buona, no? Peccato che per quelli come me che non mangiano il pesce, perché non gli piace il pesce, viene sempre condita con il katsuobushi, ovvero dei fiocchi di tonnetto essiccato che puzzano tantissimo. Però se riuscite a comunicare potreste riuscire anche a farvela fare senza. Quello vale, ma senza animali. Comunque il mio polletto è top. Questi sono buonissimi. Così come tutti i side dishes. Questo è riso e io ci ho messo sulla maionese. Buono. Facciamo quindi un ultimo giro per digerire ed entriamo finalmente nella nostra nuova dimora. Allora, questa è una camera. Cioè, da fuori è marcissimo, ma dentro è bello. Questo è il bagnetto rosa. Questa è la stanza di Desa. E poi noi abbiamo la stanza bella. Guarda che bulletta, ha deciso lei. Ho fatto bene, no? Hai fatto Guarda bene. Questo. Qua c'è una bella vista, tra l'altro. Ambulanze, cose. Casetta niente male, devo dire. Torniamo quindi all'avventura, andando ad esplorare lo Shinsekai. Adesso facciamo un bel giro. Guarda, l'hai vestita da...
Quando? Qui meglio non farsi domande. Comunque lo Shinsekai è un quartiere di Osaka conosciuto per la sua atmosfera retro e vibrante, propria di un mix unico di vecchio e di nuovo. Il nome Shinsekai significa nuovo mondo e il quartiere è stato sviluppato all'inizio del XX secolo con parte dell'area ispirata a Parigi e un'altra parte alla Coney Island di New York. Un bel mischione matto, insomma. Sul lungo vialone che definisce l'area non possono ovviamente mancare anche tanti bei negozietti di videogiochi. NES e SNES sono ancora delle robe che non mi piace. E nonostante siano giorni che vago per il Giappone, mi suona ancora strano che una console di 40 anni fa venga ancora utilizzata. Bello questo SimCity per Super Nintendo. Cosa compreresti, Temo, in base alla copertina? Dimmi uno che ti piace. Lo dico molto facile. Super Tetris 2. Questo. Di baseball. Sto gioco di baseball che ho visto letteralmente in tutti i negozi si chiama Power Pros e fa parte di una serie di videogiochi di baseball sviluppati e pubblicati da Konami. La serie è iniziata negli anni 90 e ha continuato a essere molto amata dai fan degli sportivi sia per le sue modalità di gioco Mega Arcade che per i suoi personaggi unici e riconoscibili. E pensare che qua non l'avevo mai visto nella vita. Cos'è? Chiamami questo? Al telefono. Chiamami col tuo nome. Comunque la mia ricerca rimane sempre la solita. Vediamo se lo vendono poi un Game Boy a un prezzo decente. Forse sopra? Qua sopra, guarda. E anche al piano sopra c'è tantissima roba piccantina. Qua c'è roba PS1. Clarissa quindi mi chiama giurando di aver trovato un Game Boy. E invece... L'hai trovato? Non è questo. Un Game Boy piccolo. No, questa è una roba del Dreamcast. E tra le varie curiosità ce n'è una che mi fa veramente molto ridere. Michael Jackson e Sonic. E poi guarda questo, se rubi ti chiamo gli sbirri che ti menano. Pazzesco. Xbox 360 che non frega niente a nessuno, infatti su Star Ocean a 180 euro. Lo stavo per prendere, ma... Mi viene il dubbio, era region lock della 360? Sì, o almeno sì per la maggior parte dei titoli usciti, quindi ho evitato di rischiare. Trovo poi finalmente la vetrina dei Game Boy. No, questo qua il nostro era 44.000 se ti ricordi. Il Game Boy normale era 44.000-29.000 euro. Quindi qui costa meno che a Tokyo, però è comunque troppo costoso anche per l'Europa. Continuiamo a scautare. Che di robe strane da vedere ce n'è. Le donnine. Ti piacciono, eh? Vuoi comprare qualche DVD un po', sì? No, grazie. Mi serve ad un giorno. Ogni commento di Desa è da Oscar. Troviamo poi un bel negozietto di vinili. Quant'è che costa questo? 100.100, pochissimo. Prendiamo uno, bello. Ma ancora meglio. Amore, chi ha 330? Ma è solo musica giapponese, forse. E non ci sono soltanto vinili. Ci sono anche i Blu-ray. Peccato che sono da region lock. Mannaggia, maledetti Blu-ray. Anche se pure fossero stati leggibili dai lettori europei, prezzi comunque nella media per essere Blu-ray. Mi aspettavo un po' di più, però i vinili continuano a regalarci soddisfazioni. Questo di Power Rangers è bello. Queste sono tutte colonne sonore di anime. Una colonna sonora di Armageddon. I don't wanna close my eyes. Altro giretto, altra ricerca di negozietti pazzi. Quest 2 a 164 euro. Poco più di una Play 4 e molto meno di un Aineo Air. E questo porta Clarissa a condividere con noi una pensata, a parer mio, abbastanza discutibile. Secondo me non gliene frega un cazzo della VR giapponese. No, c'è molta più VR qua che da noi. Ma la prendono proprio così come una roba da fare in compagnia, tipo come andare a bere un drink, vai a fare un gioco in VR. E noi neanche quelli. O a suo punto non ci chiamavamo Game Cult, o no? Guarda qua, Iscronia versione flat. Che amarezza senza VR. Ecco, appunto. Comunque ci spostiamo un po' più in là e vengo attratto da una serie di gachapon molto interessanti. Ah, ma dai, quelli sono i poppy. Anche gli umori, cioè di roba improbabile. Ma non solo, perché ce n'è un altro che mi fa impazzire. Guarda cosa ho trovato nascosto qua. Un portachiavi di Undertale. Quanto costa? 400. Figa? Lo voglio, ma... Oh, un tentativo di droppare Sans, non posso perderlo. Adesso sicuramente non uscirà il tutto. Vediamo se sei stata fortunata. No! Cos'è, amore? Andai. Cos'è? E metta, don del cazzo. Volevo Sans. E quindi ci prova anche Desa. Allora, se ti esce quello che voglio io, mi arrabbio e ti picchio. Qua. Dì, ma sei sicuro che devi metterli lì, soldi? No, quello sotto. Dì, ma sei un coglione. Sei un fesso. Vabbè. Dai, è rossa però. Uguale.
No, sto lo bene. Stesso. E dopo un ultimo tentativo, Toriel. Vabbè, dai, Toriel ci sta. Meglio che niente. Arriviamo poi in una zona poco distante, letteralmente tappezzata di maid che, con i loro vestitini e i loro modi bizzarri, cercavano di farci entrare dentro ai maid cafè. I maid cafè sono un tipo particolare di caffetteria tematica molto popolare in Giappone, in cui le cameriere sono vestite con costumi da domestica, appunto maid, in stile vittoriano o francese, e offrono un servizio che va oltre alla semplice ristorazione. Praticamente queste ragazze interagiscono con te come se fossero in qualche modo al tuo servizio. Però ci sembrava troppo cringe e abbiamo balzato per questa volta. Questa non me l'aspettavo. E invece di titoli, in realtà ne ha tantissimi anche questo, con prezzi leggermente più bassi di quelli di Tokyo. Ah, guarda che poi 25.000, 21 il color. Però, nonostante tutto, no, troppo. Anche se da qualcosa ero tentato. E questo ci ho giocato un casino. E poi così, quasi per magia, quando meno me lo aspettavo, eccolo lì. Il Virtual Boy, è proprio lui. Che è un'altra delle cose che voglio portarmi a casa. Peccato che questo non era in vendita. Comunque provo a vincere qualche cartuccia di S o PSP con un gacha lì all'entrata. Amore, fai il bene, non prenderà. No, ma è impossibile. No, ma non può funzionare. Ma no, è impossibile. E ci dirigiamo verso uno dei punti più famosi di Osaka mentre il sole inizia a calare. È l'orario migliore. Mazza, è bello così, eh? È proprio bello. Guarda, ancora meglio di fuori. Dove? Comunque, questa cosa della sessualità costantemente suggerita in Giappone mi fa morire. Anche perché loro sono mega educati, pudici, rispettosi, ma su prodotti e servizi ci vanno giù pesanti. Guarda le camicette come piacciono a te. Le tette. Arriviamo quindi al centro di Dotonbori, che dopo un lungo percorso fatto di negozietti e ristoranti affaccia su un fiume dall'omonimo nome, su cui vige un grosso LED wall su cui è dipinto il cosiddetto Glicoman, ovvero il simbolo di Osaka. Un omino che fa così. Ma c'è troppa gente. Ma chi è? La garanzia più alta qua. Comunque, posto fighissimo. Facciamo un ultimo giro e andiamo a dormire, in attesa l'indomani di andare agli Universal Studios. Stiamo andando agli Universal Studios a Osaka perché... c'è Nintendo World. Con tutte le robe di Mario ci sono in Giappone, credo. No, forse c'è anche a Los Angeles. Ma ricordo, questo è più bello, dove. Orlando. Il Nintendo World è infatti un mini parco a tema dedicato esclusivamente al mondo di Super Mario ed è ospitato dagli Universal Studios di Osaka. Personalmente ero già stato agli Studios, però a quelli di Los Angeles, che erano fighissimi, ma a cui mancava appunto questo mini parco a tema. La giornata è quindi dedicata interamente a giostre, attrazioni e così via. Insomma, poche scampagnate e molto divertimento spassionato. Si vede che stiamo andando là. Due info se volete andarci. I biglietti li abbiamo presi su Cluck al prezzo di circa 50 euro, senza però la prevendita per entrare subito dentro al Mario World, perché quella, incluso anche l'entrata al Mario World, costava circa 100 euro. La nostra tattica era quindi quella di arrivare ancora prima dell'apertura, fiondarci verso il Nintendo World e prenotare uno slot con il biglietto base, cosa che comunque, se non c'è tantissima gente, si può fare, e senza spendere un centesimo di più. Il problema è che, nonostante fossimo arrivati un quarto d'ora prima dell'apertura, cioè non è ancora aperto e c'è un botto di gente. Ma sai che l'entrata è uguale a quella, lo sai? Ma perché penso che siano tutte simili. E, dato che la struttura è davvero enorme, ci abbiamo comunque messo un altro quarto d'ora a camminare dall'uscita della metro all'entrata effettiva. Là in fondo l'entrata. Comunque, quando arrivate lì, l'atmosfera è davvero incredibile. Un po' di fila c'è comunque. Amen. Facciamo 10 minuti di fila, timbriamo il biglietto e siamo prontissimi per volare verso il Nintendo World. Corriamo. Che bella! Quanto è bello! E di strada ne abbiamo fatta parecchia, dato che gli Universal Studios di Osaka ospitano decine di attrazioni a tema, lo squalo, Jurassic Park, Minions, anime vari e così via. Ma dubito che riusciremo a vedere tutto. No, io non vedo tutto. Ma prima, come dei fessi, ci facciamo attirare dalla prima bancarella che troviamo per strada. Di roba che tra l'altro vendono ovunque. Ti piace? Costa così tanto. Quanto costa? Quasi 3.000 yen. E sono 25 euro. E infatti appena arriviamo al Super Mario World, la prima entrata ce la dava allora di pranzo. Quanto mi sono arrabbiato non ne avete idea. Amen. Visiteremo prima le altre attrazioni. Allora, abbiamo prenotato Mario World ma alle 12.40 perché c'era già un sacco di fila. Io sono molto arrabbiato.
quindi adesso proviamo a fare Jurassic Park. Io la ma c'è anche Monster Hunter. Eh sì, il cosiddetto Monster Hunter Bar. È il cibo, come il ristorante. Ma qui ci andremo quando torneremo a Tokyo, che è un ristorante veramente mega figo. Non è che moriamo? Di cosa moriamo? Guarda la gente là sopra. Madonna, quanto urlerò. L'attrazione è il The Flying Dinosaur di Jurassic World, che è stata una roba abbastanza sconvolgente. Anche perché io su una montagna russa non ci salivo veramente da tanti anni. Ma io non pensavo che fosse così pesante. Io non facevo una giostra da tanto tempo. Mi sono sentito un poco scombussolato. C'è la Clarissa che già... e la frangetta qua... Ti è piaciuta, Dea? Io la voglio rifare. Comunque fighissima come tutta l'area lì intorno. Io voglio capire come ha fatto quelle merde dei Minions a diventare una roba così rilevante. Che belli Minions! Bellissimo, cattivissimo. Ma Mario è una mascotte. Sonic è una mascotte. Bello. Picchio picchiarello del cazzo è una mascotte. Andiamo ai Minions! Non i Minions. Vabbè, non l'ho convinta. Questo è il posto più bello del mondo! Sarà una roba stupida, però i parchi di Atena sono belli, non sono proprio l'elemento ultimo del consumismo, del capitalismo. Andiamo a vedere la casa di Cattivissimo Man. E niente, ci ha convinto ad andare anche nella casa di Cattivissimo Man. Guarda com'è fiera. Il problema è che la fila non era proprio corta e abbiamo aspettato quasi un'ora per riuscire a fare questa maledetta giostra. Che di fatto non è altro che uno schermo a 180 gradi su cui viene proiettato un filmato 3D mentre il sedile si muove e ti fa percepire il senso di movimento. Simpatico. Che dice amore? Bellissimo. Carino. No, bellissimo no. Carino no, sì, ma è stato così è bello. Io l'ho fatto a Los Angeles, uno di Harry Potter e uno di Fast and Furious, che erano più belli. Perché c'è la giostra che sta fermo e lo schermo tutto intorno, a 180 gradi, e ti dà l'impressione di dinamismo. Vabbè, tanto dobbiamo aspettare, vediamo cos'altro ci offrono questi studios. Una musichetta e l'altra vedo poi un dolcetto di Jujutsu Kaisen o come si chiama che mi ispira molto e che non possiamo non assaggiare. Arigato, che bello. Vuoi bere bene? È solo molto bello. Se fosse stato caldo sarebbe stato buono. In realtà faceva cagare, ma volevo convincermi che non fosse così. Mi piace. C'ho anche le perline. Sì, ma non sono buone. Passiamo quindi alla prossima giostra, un'altra montagna russa. Com'è che si chiama questa attrazione? Secondo me è Hollywood Run. Hollywood Run. Però ci sono 80 minuti. Vabbè, ma è scorrevole. Ma guarda che c'è poca gente, io ho visto dei video su YouTube molto peggio. Mazza, meno male che poca. Comunque, in realtà l'attrazione si chiama Hollywood Dream Coaster ed è possibile farla sia in senso orario che in senso antiorario all'incontrario. Noi abbiamo optato per quella tradizionale. E anche questo è stato bello estremo. Questo è stato molto pauroso. No, ma secondo me era peggio l'altro. No, secondo me era peggio questo. No, bellissimo. Mi sento tutto... Ale è come un bambino cacasotto. Oh, c'ho comunque una certa età. Comunque è arrivata l'ora e ci dirigiamo finalmente al Super Mario World. Finalmente! Ci siamo. Senti il rumore. Ah, prendiamo il braccialetto. 5.000 yen, andiamo. È vero, costa tanto, però... Forse ti serve per fare certe attrazioni. Ma costa 30 euro. Però è bello. Vuoi prenderlo? No! E questo è stato un grave errore, perché delle 5 attrazioni che ci sono lì dentro, 2 si possono fare soltanto con i bracciali. Ma amen. Eccoci! Che figo! Ma la roba bella è dentro. E allora entriamo. Corri, corri! Guarda! Ci stiamo avvicinando. E raga, sarà stupido, infantile, tutto quello che volete, ma mi sono sentito letteralmente tornare bambino a quell'epoca in cui per la prima volta scoprivo le meraviglie di Super Mario 64. È bellissimo. Non ci credo! Non ci sto credendo, assurda. Troppo bene. No, vabbè, ma non è vero. Un tripudio di musica, animatronics, personaggi travestiti e suoni che, se sei fan di quella roba lì, ti fanno davvero impazzire. Andiamo a fare questo, vieni. Guarda che ti fai il saltino là. Sì, sì. Più saltino.
Fighissimo anche questo, anche se purtroppo senza il bracciale ti fa un suono brutto apposta a sfregio, perché così ti compri il bracciale e fa ta-ding, invece che ta-ding. Comunque bello, bellissimo, ma c'è un bordello allucinante. E questo ribilancia un po' il casino assurdo che c'è lì dentro. Ovviamente poi non potevano che piazzarti un mega negozio subito dopo l'entrata. Maledetti consumisti. Qua, amore, devo comprare un po' di cose. Ma io sono della stessa specie, quindi... Comunque l'obiettivo adesso è la giostra principale, che ti fa fare un giro di tutta l'area. Dov'è che sono? Figa, wait time 70 minuti. Ci puppiamo quindi, store abbondante di fila, anche se in Giappone sono bravi a piazzarti quella delle chicchette per non farti annoiare troppo mentre aspetti. T'ho detto. Eccola qua. E saliamo sul nostro Yoshi volante. Eccoci. Che dobbiamo fare? Bisogna schiacciare i cosi colorati in base a quelli che vedi. Questa musichetta, amore, è di Yoshi Island. No, ho detto una cazzata, è Yoshi Story. Ci ho solo giocato un miliardo di ore. Oh, questo è più alla mia portata. Che qui di spaventoni non ce ne sono. Anche se... Sei spaventato. Una verde, amo verde! Non un grande gameplay. Amore, la cosa più bella che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Sempre teatrale deve essere Clarisse. Comunque sì, nella sua semplicità è una giostra davvero molto figa, che vale assolutamente la pena di fare. Siamo nella foresta. Ma quello è Yoshi, grazie. Anche perché con tutti gli easter egg che ci sono, un fan Nintendo non può che uscirne soddisfatto. Todd! Qualcuno forse non sa che Todd mi ha fatto la fotografia dell'ultimo film. Non l'ha capita. E vabbè, questa è per pochi. Purtroppo comunque dura veramente pochissimi minuti. Peccato che ti sei corto. Perché quello che vogliono loro ovviamente è spingerti da un'altra parte. Questo è un negozio di gambe. E ovviamente Clarissa non perde l'occasione per fare qualche simpatica battuta. T'ho detto, esagerito. Comunque roba caruccia ma troppo costosa per quello che è. La maglietta. Ma costa tantissimo. Quanto costa? Mazza, 4300 yen è un po' un furto. Quello cos'è? È l'accappatoio per i bambini. Questo cos'è? I mestoli. E tra l'altro tanta roba non è manco caruccia. Sono un po' brutti però. Ma qualcos'altro invece merita, tipo dei simpatici cappelli. Però sembra una festa. È vero, me lo sento che mi sta male. Io, d'altro canto, sembri un po' un nerd. Ma che c'è di male, amore? Forse bisogna puntare a copricapi un pochino più originali. Ma cos'è sta scena? Ma si muove qualcosa da sottile? Sì, le orecchie. Che brutto. Comunque niente, usciamo di lì a mani vuote e puntiamo al ristorante a tema, ma purtroppo... Abbiamo provato a prenotare al ristorante, ma il primo posto ce l'aveva alle 17. E quindi puntiamo alla seconda attrazione. Ah, qua c'è Mario Kart. Wait time 100 minuti. Ma prima aspettiamo Desa, che ovviamente lento com'è aveva preso la prenotazione un'ora dopo la nostra entrata. Comunque arriva Desa e mi faccio attrarre da un'altra attrazione che in realtà dava 10 minuti di attesa e mi chiedo se magari valesse la pena fare quello. Però non lo sapremo mai, perché serve l'orologio. No, vabbè, però la prendi un po' monico, perché se compri il coso da 100 euro comunque non hai l'orologio e devi comprarti anche 30 euro di orologio. Esatto, perché il biglietto comprensivo di Super Mario World costa un centello, poi devi spendere in più dei soldi per il bracciale se vuoi fare le altre attrazioni e in più devi spendere degli altri soldi ancora per prenotare delle altre attrazioni che sono fuori dagli Universal Studios. Insomma, diciamo che abbiamo fatto bene come abbiamo fatto noi. Si vola quindi verso l'attrazione di Mario Kart. Queste sono tutte le coppe che Clarissa non è riuscita a vincere. Io sono forte a Mario Kart. Lei è forte a Mario Kart. Madonna, c'è una fila veramente importante. E dopo due ore di coda stremanti, attraverso quantomeno un percorso piuttosto suggestivo, arriviamo al primo step, quello in cui ci viene data una sorta di cappellino su cui verrà agganciato qualcosa. Io ovviamente spero in un visore per realtà virtuale. Finalmente siamo entrati e ci hanno dato questi cappelli che mi sembrano gli allo strappo del Quest. Anche perché quell'esperienza VR di Mario Kart incredibile, diciamoci la verità, su YouTube l'abbiamo vista tutti e speravo fosse proprio quella cosa lì. Devi mettere il visore. Secondo me è fisico, non è in VR. Ma è in VR? Secondo me ci mettono sulle macchine. E invece? Però non è un visore quella roba lì. Non volevo quello fisico, volevo quello VR.
molto deluso. Comunque arriviamo all'entrata del kart con qualche speranza. Per essere così richiesta deve per forza essere una figata, no? E invece no. È praticamente un percorso predefinito, lentissimo, da fare con degli occhiali per realtà aumentata mega scrausi, su cui vengono proiettate le immagini dei kart virtuali che gareggiano con te. Una roba abbastanza pezzente. Vedi, si vede una roba in AR dentro. Questo è collegato a filo. E concettualmente c'ha pure senso, ma non era chiaramente questa la tecnologia da utilizzare per rendere l'esperienza credibile. Sono molto triste. Due ore. È molto meglio lo Yoshi. Molto meglio inviare. O no? Cioè, guardate ste immagini e ditemi se questa roba qui non è una figata. Ma poi non si capisce niente del gioco, cioè una roba a caso. Lo schermo è troppo distante dagli occhi. Come avere su un PSVR spostato tutto verso il fondo. Però devo dire che la parte del rainbow era molto bella. La parte della pista arcobaleno era carina. Però guarda che bello. No, adesso comprate. Ovviamente. Il pistolone. Stavo dicendo. Andiamo a mangiare. Vai, sì, sto morendo di fame. La nostra esperienza con Mario World finisce qua. Ed è un po' un peccato, perché sto parco a tema in sé è fighissimo, ma le esperienze non valgono quelle che invece si trovano subito fuori di ben altra caratura e che non fanno semplicemente leva sull'affetto che la gente prova per determinati brand. Facciamo quindi un ultimo giretto e torniamo verso casa, ma non prima di aver preso al supermercato un frutto bizzarro, che non mi ricordo come si chiama. Come si chiama quel frutto? Un dragon fruit. Un simpatico dragon fruit. Guarda che bello. Forma che... strana. Dentro è bellissimo. Per poi andare a cena, fare un ultimo giretto e tornare a dormire in attesa del nostro ultimo giorno a Osaka. Allora, gli altri sono andati a un tempio e siccome io ne ho già visti svariati, ho deciso di andare a Denden, che è una zona in cui già eravamo stati ieri, dove c'è un sacco di roba retro gaming. Denden è praticamente la zona di due giorni prima con Super Potato e le Maid, situata nel quartiere di Nipponbashi. È spesso paragonata alla Akihabara di Tokyo per la sua concentrazione di negozi di elettronica, manga, anime, videogiochi e merchandise legato alla cultura otaku. Quindi il posto giusto per fare acquisti prima di partire. La prima tappa è Surugaya, catena famosissima per avere un sacco di roba a prezzi più bassi del normale. Segnatevela perché anche questa, così come i Book Off, c'è un po' ovunque. Allora, questo è il primo negozio, c'è effettivamente un bel po' di roba, quindi adesso me la spulcio un po' e vedo se trovo qualcosa di interessante da portare a casa. E di roba interessante ne ho trovata, e come? Un lollipop censo giapponese. Tutte queste sono collectors per PSV. E peccato che non è che lo conosca una buona parte di questi giochi, perché sono robe che credo siano uscite solo in Giappone, però non male. E gira e rigira, trovo una cosa stupenda che stavo cercando da un po'. Quella mi chiama, questa versione qua mi chiama abbastanza. House of the Dead 2, grande capolavoro. House of the Dead 2 per Dreamcast, scatolato con la pistola a 40 euro. Era chiamato, ma purtroppo non avevo ancora la seconda valigia e quindi sono stato costretto a optare per acquisti un po' più contenuti. Mi viene da piangere, guarda, se penso che l'ho lasciato lì, quantomeno... Questa volta ho fatto una... Altro giro da Super Potato. Questo monitor portatile per il PC Engine è bellissimo. Solo che il PC Engine costa un botto. Ma non c'è problema perché ho trovato molto altro. E anche qua due cose che le ho dovute prendere. Erano abbastanza chiamate. Quindi mollo tutto in hotel e raggiungo gli altri. Sto andando verso l'Osaka Castle. Che pare sia il castello un pochino più famoso di Osaka. Il castello di Osaka, che loro chiamano Osaka-yo, si trova nel distretto di Chuo, proprio nel cuore della città di Osaka. Più precisamente, il castello è situato all'interno dell'Osaka Castle Park, un ampio parco pubblico che lo circonda e ospita giardini, stagni e varie strutture storiche. Beh, effettivamente sembra molto bello. Ed effettivamente è una figata. Dopo aver visitato solo posti legati alla cultura nerd, trovarsi di fronte a una struttura con tutta quella storia e quella sensibilità fa un certo effetto. Comunque, visto quello che c'era da vedere, prepariamo i bagagli e siamo in partenza per Kyoto. Questa volta quella vera. Per arrivare a Kyoto da Osaka è possibile prendere lo Shinkansen che ti porta lì in 15 minuti, oppure dei trenini regionali che fanno una sorta di giro più panoramico. Abbiamo optato per quest'ultima scelta e dopo una quarantina di minuti siamo arrivati a destinazione. Ma questa è un'altra storia, la storia di Kyoto, il posto più tradizionale e magico che abbiamo visto durante il nostro viaggio. Nella puntata numero 3... Ma sta roba sembra un bar, comunque. Siamo arrivati da 2 minuti e già ci siamo arrabbiati. Poi è tipo Cesano, comunque. Ma dai, che qua comprerei tutto, poi non so dove cazzo metterlo. No, siamo bloccati qua. Wow.
happy with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Bad at me, you really playing with your life, I'm about to come and run it off.